Ciao ragazzi, bentornati oggi sul mio canale YouTube. Oggi non vedete in sottofondo delle schermate di FIFA perché il video sarà un video parlato. Una delle domande che spesso e volentieri fate, non solo a me ma in generale nelle live di FIFA, è cavolo. Come faccio ad affrontare quella partita nella quale il gioco, questa entità oscura, misteriosa che sembra remarvi contro, appunto si mette di traverso e vi dà l'impressione che tutto vada per il verso non giusto. Quindi cercherò di darvi qualche consiglio su come affrontare quel game, sperando che vi possa tornare utile e sperando che riusciate in qualche modo a capire quello che è il mio discorso. Innanzitutto bisogna partire da un punto focale, che parlare di script o di partita scriptata, eccetera, eccetera, comunque non è un qualcosa di fondato, perché nessuno ha mai dimostrato nell'effettività che ci sia questa fantomatica forza dello script. È vero, si è parlato alle volte di difficoltà dinamica, eccetera, 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 ma di dati ufficiali al momento non c'è niente. E anche gli sviluppatori hanno sempre fatto spallucce per quanto riguarda questo argomento. Poi è vero, siamo i primi, no? Ad accorgercene. Al 45esimo succedono delle cose magiche, al 90esimo delle cose magiche, al 105esimo delle cose magiche, al 120esimo delle magie pazzesche. Sul kickoff c'è più possibilità di andare a trovare la rete. Insomma, queste sono cose lampanti. Cerchiamo di capire come andarle ad affrontare. Per quanto riguarda il realizzare e dire cavolo, aspetta, questo potrebbe essere quel game, lo capite. Lo iniziate a capire già dalle prime battute di gioco, vedete magari che la palla vi passa sotto le gambe sui passaggi, vedete che i vostri passaggi scivolano, il vostro giocatore rincorre il pallone, davanti alla porta i vostri bomber che di solito non la buttano dentro prendono il palo, la tirano fuori, il portiere avversario fa una parata e spaccata, fa un'animazione che non avete mai visto, la palla fa palo palo, poi si ferma sulla linea e rimane lì, insomma, ve ne accorgete. Quella che è la reazione del player medio è dire cavolo, no, questa è persa. No, 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 è persa. Il gioco ha deciso che la devo perdere. No, sbagliatissimo, perché il gioco non decide un bel nulla. Voi siete sempre padroni del vostro destino e dovete in tutti i modi cercare di portare anche quelle partite dalla vostra parte. Come fare? Innanzitutto dovete cercare di tenere più voi il pallone del vostro avversario, perché questa è una regola aurea che dovrebbe valere sempre, ma in quelle partite ancora di più, perché se avete voi la palla tra i piedi è più facile che insomma non si vadano a verificare quelle situazioni magiche. E questo deve essere un qualcosa che dovete tenere a mente sempre, soprattutto negli ultimi minuti, 45, 90, 105, 120. Non so se tra di voi c'è qualcuno che segue i tornei competitivi, ma quante volte vedete pro player che dal 40esimo iniziano a far girare il pallone per cercare di fare l'ultima azione, sfruttare quella spinta che il gioco nascosta ti va a dare per appunto andare a segnare. Quindi, piuttosto che dire cavolo, adesso gioco al 45esimo mi fa prendere gol, dovete cercare in tutti i modi di tenerla voi la palla in quei minuti in maniera tale da andare a evitare di subire voi quella situazione. Poi è chiaro, io sono perfettamente consapevole e sono il primo che spesso e volentieri mi ritrovo in questa situazione, non è facile. Ma quello che ne deve derivare non è un senso di frustrazione quando le cose vanno male. Dovete cercare sempre di andarvi a giocare la partita con la piena rilassatezza e la piena calma, perché soprattutto nelle partite di Weekend League dove le magie sono più frequenti, quello che fa tanto la differenza è questa, la testa. Il resto lo fanno le mani, la squadra, tutto quello che volete voi, ma mantenere la calma durante i 90 minuti della partita, 120 rigori, chi che sia, è la chiave, perché una volta che voi basta pochissimo, ragazzi, tiltate, sbarellate, iniziate magari a fare degli switch affrettati, eccetera, eccetera. La partita che avete magari dominato fino a quel momento, avete preso quel singolo gol marcio, l'avete totalmente buttata perché magari ne prendete un altro, ne prendete un altro, ne prendete un altro e addio. Magari quella partita, ve lo dico io, la quittate, ne andate a fare un'altra con la foga di voler vincere, perdete pure quella. Poi ne volete fare un'altra e che cavolo, ne ho perse due di fila, perdete pure quelle, allora sapete che c'è, a quel punto la quella l'avete totalmente tiltata, iniziate una streak negativa che non finisce più. Quindi, per quanto riguarda, diciamo, il comportamento che dovete tenere, è questo qui. Anche quando, qualora la partita, vedete poi a fine, cavolo, ho fatto 18 tiri, lui è 1 e ho perso 1-0, non vi dovete far prendere dall'angoscia, perché può capitare che, vuoi o non vuoi, sono successe determinate cose, la partita non la porti a casa. Ci sta.
però dovete prenderla in maniera critica. Non dovete dire, no, vedi, gioco di bip, l'ho persa, rip. No, dovete cercare di capire cosa fare, quali azioni mettere in pratica la prossima volta si vanno a ripresentare determinate situazioni, per cercare di andare appunto a portare la vittoria a casa e non di perdere le partite. Un altro consiglio che vi posso dare per andare ad affrontare queste situazioni è quello di non cercare mai di forzare le giocate, perché più cercate di forzare le giocate, più vi sembrerà che i vostri passaggi siano totalmente sconclusionati. No, quando trovate quelle partite che poi solitamente si accoppia sempre la cosa, non solo sono, diciamo, strane, ma vedete anche che il gameplay è particolarmente lento, non cercate mai troppe verticalizzazioni, cercate un gioco sufficientemente ragionato, piano piano e senza passaggi troppo diretti. Passaggi diretti cercateli di fare negli ultimi 20 metri, perché sembra sempre che i giocatori avversari abbiano una marcia in più e vi saltino addosso, e quindi in qualche modo favorireste quelle che sono i poi vari contropiedi eccetera eccetera, che sono appunto sospinti da queste forze oscure che il gioco alle volte sembra mettere in atto. Quindi diciamo che i tips aurei sono questi qui: cercare di gestire il pallone nei momenti fondamentali del match, cercare di mantenere sempre la calma e mai forzare le giocate per combattere queste situazioni.